Come state? Come state? Bene. Bene? Tutto a posto? Tutto a posto. Com'è la giornata oggi? Un po' normale. Un po' normale? Sì. Beh, c'è un bel sole, eh? Sì, c'è un bel sole. Cosa prepariamo oggi? Ci sono anche dei cani che mi fanno molto, molto... Cosa prepariamo oggi? La pasta? La pasta tre colori. E che colori ha questa pasta? Bianco. Rosso e verde. Verde perché è dedicata all'Italia. Ma prima di parlare di questa fantastica ricetta dobbiamo collegarci, non è mangiare così crudo, bisogna collegarci con uno dei balconi più sbirciati d'Europa ormai, perché c'è un ragazzo dagli addominali di ferro. Signore e signori, mister Castaldi Giovanni. Che presentazione, quale addominali di ferro? Qua c'è solo una tartaruga morta. Ciao Gallo. Allora stasera si prepara la pasta tricolore, ho sentito bene? Pasta tricolore, incredibile. Il 25 aprile, anniversario della liberazione d'Italia, noi gli dedichiamo un piatto che ha i colori della bandiera. E attenzione, sono verde, bianco e rosso, non sbagliamoci, perché a molti scrivono rosso, bianco e verde, ma noi abbiamo fatto 2 o 3 ore di geografia stamattina e quindi ci siamo ricordati che i colori sono questi. E ci confondiamo tutti, è vero, è vero. Bravo! Non confondersi con quella del Messico e quella dell'Ungheria, che è in orizzontale. Allora, il primo colore è il rosso, partiamo dall'altra parte. Perché? Perché ho trovato questi fantastici pizzudello. Facciamo tranquillo, basta, ho esagerato, va bene. Allora li metto via, li volevo fare solo. Gio, guarda, li riconosci, pizzutello. Belli, guarda lì, questa è una varietà buonissima, ricca, ricca di succo, un po' di semini. Questi qui li ho presi anche per una bruschetta per domani, perché di solito noi il 25 aprile facevamo una mega grigliatona dal nostro amico Riccardo, che salutiamo e abbracciamo, però questo si salta. Quindi accendiamo i motori, oggi ho la mia piastra molto a David Guetta, facciamo saltare e ballare i nostri amici ascoltatori, un giro d'olio. Mettiamo l'aglio e il peperoncino. A te ti piace? A te? A me sì, a te? No. No. A me mi piace un po' normale il peperoncino. Solo poco, allora ne metto poco, dai. Poco, poco, poco. Quindi abbiamo olio Molise, peperoncino Calabria. Salutiamo anche Teresa. Teresa, come stai? Teresa, la ragazza della redazione più simpatica tra lei e lei, basta, perché ogni tanto fa antipatica. Dire così che poi ti riprendono con le fucilate quando torniamo. Mamma mia, che mi becca. Allora abbiamo detto, facciamo insaporire un po' l'olio con aglio e peperoncino. Amici. Vi faccio vedere. Un grande amico e me della strada. Non è detto, ci sono 2000 pericoli. Mi basti solo ricordare che c'è un bel amico in me. Che bella! Conosci, Gio, questa canzone? La sto imparando, ma abbiamo un piccolo David Bowie praticamente. La canzone Woody. Woody. Questa canzone, vero? Nel frattempo che Chris ci canta. Metti i pomodori. Ci sono 2000 pericoli. Ti batti solo lì, bravissimo ragazzi, ma questa canzone ti piace ancora più di quella dei pigiamini. Io nel frattempo ho buttato i pomodorini in padella, un pizzico di sale e li facciamo andare piano piano. Ora, abbiamo detto rosso, bianco. Il bianco, io questa ricetta la consiglio sempre a chi ha tanti ospiti e dice fa caldo, non ho voglia di cucinare e stanno arrivando a casa 10 persone a mangiare. Io dico, sai cosa puoi fare? La pasta tricolore. Perché? Perché oltre a essere buona, semplice, colorata e profumata, è furba. Perché? Perché la parte bianca non è nient'altro che crescenza frullata con un pizzico di latte. Viene questa consistenza molto elegante, molto
setosa, mi puoi passare setosa, Gio? Sì, ma... Fatto. No, ma Cristian ha già tagliato le zucchine, oh, ragazzi. Ragazzi, piccolo chef è bravissimo. E anche, vuoi tagliarne ancora? No. A posto così, va bene. Allora lascialo qui. Stavo dicendo, perché la parte bianca del nostro tricolore verrà versata al centro del piatto. È una crema di crescenza normalissima che va benissimo, poi se vi avanza la potete anche come si dice, versare sopra delle belle bruschette, visto che se vi avanzano i pomodorini vi avanza il pesto di zucchine, che è la parte verde, piano amore, non spaccare niente, la potete anche utilizzare più avanti. Vedi, Patrizia dice che è bellissimo cucinare e cantare. Abbiamo un piccolo Cristian che, ragazzi, ci delizia anche con le sue belle canzoni. Nel frattempo, però, Manu, ne approfitto per fare un piccolo recap di quello che stai facendo, soprattutto per i nostri amici di Instagram. Allora, stiamo preparando la pasta tricolore e utilizziamo 250 grammi di fettuccine, potete scegliere anche un formato di pasta che più è più comodo, 280 grammi di pomodorini, abbiamo sia i ciliegini oppure i pizzutelli che vanno bene uguale, un bello spicchietto d'aglio, un peperoncino fresco, potete togliere i semi se non volete troppo piccante, 4 foglie di basilico, dell'olio extravergine, sale e pepe. E poi vediamo tra pochissimo anche come realizzare il pesto di zucchine e la crema di crescenza. Ma Manu ce l'ha già un po' svelata questa crema di crescenza, è semplicissimo. Sì, dovevo andare in ordine di bandiera, anche se sono partito dal colore rosso, però... Sta facendo tra un po' ti bruci. No, non mi brucio, lo facciamo saltare piano piano con la destra, anche se di solito uso la sinistra. Nel frattempo il peperoncino mi ha fatto ricordare... la terra di mio papà, che saluto. Ciao Franky, ciao nonna. No, la mia preferita è nonno Franky, nonna Ronny. Ma anche quelli di Campobasso, come si chiamano i nonni? Jack e Giusy. Jack e Giusy e zio? Luca. Luca Cone. E poi? Perché volevo salutare, ma perché li saluto? Alfio e Maria Innocca di Lentini, in provincia di Siracusa, che mi hanno detto, se ci saluti... ti offriamo una grigliata di pesce a fronte mare. Perfetto, io li saluto. Verrò li saluto anch'io, Appena possibile, andiamo io e Gio a sbaffarci una bella grigliata di pesce. Abbraccio. Quando finisce questa diretta, ti do un bel dolce? No, dicevo, ti do un bel giocattolo. Mi dai un giocattolo? Grazie. Allora, dicevamo... Anzi. Cristian mi ha tagliato le zucchine, io ho tenuto soltanto la parte verde per dare un colore verde più acceso, la parte bianca la utilizziamo per delle polpette di zucchine o per una vellutata, però vellutata in questo periodo che inizia il caldo non è l'ideale, quindi mi raccomando, non si butta mai via niente in cucina, quindi dentro le zucchine. Grazie, un bel giocattolo. Mamma, fai vedere la telecamera cosa abbiamo fatto io e te. Fai vedere Cristian. Ah, ma che bello, l'hai fatto con i Lego. Sì. E questo è il girasole. Sai che quando ero piccolo anch'io amavo i Lego? Allora, vieni che facciamo il pesto. Stretto. Sì, guarda, lo teniamo qui che ci dà compagnia, guarda, qui. Facciamo il pesto, vieni. Bravo. Allora, zucchine, tutto crudo, Olio. Mano, aspetta, ti mando subito questo saluto, che ci sono due sorelle, una di 12 e una di 7 anni, che preparano i dorayaki con la tua videoricetta, ragazzi, che bello. Ma guarda, non puoi capire il piacere che quando mi scrivono, con la tua ricetta ho fatto questa focaccia, che tra l'altro focaccia è molto più bella delle mie, dico. Vabbè, allora mandami il metodo. Comunque, non lo diciamo a nessuno. Vai, mettiamo l'olio. Oh, noi abbiamo la fortuna di avere un olio molisano. Sentiamo come profuma. Sentiamo? Ragazzi, ok, olio messo. Poi ovviamente non può mancare il basilico. Vai, metti un po' di foglie. Vai, buttiamo dentro tutto. Sì, teniamo magari. Sentiamo. Mamma, che profumo! Ne teniamo un paio carine per la guarnizione del piatto, dai. Ok, però infondiamo. Adesso Manu sta preparando il pesto di zucchine. Molto semplice, basta tagliare semplicemente delle zucchine, sono 450 grammi, le mettiamo nel boccale di un mixer e aggiungiamo 70 grammi di formaggio grattugiato, 40 grammi di pinoli, 90 grammi di olio evo, 15 grammi di basilico, quindi tante belle foglioline, del sale, e poi possiamo preparare anche la crema di crescenza, semplicemente mescolando insieme 160 grammi di crescenza e 30 grammi di latte intero. Questi sono i due condimenti, vai.
ci siamo fermati a i pinoli. Pinoli, mettiamo. Tac. No, prendiamo lo sbatti più. Non t'ha sbattuto. Il nostro formaggio grattugiato. Zac. E adesso il nostro frullatorin. Grazie, no, Cristian. Frulliamo insieme? No, la faccio io da solo. Da solo? Fai... Aspetta che qua c'è la, la ciabatta. Aspetta, passa di qua, che è più facile. Torna qui giù. Dai che ce la facciamo. Eccoci qua. Salta sopra quella sedia lì. Pronti? Con la forza di Super Jacko. Via! Non quello, questo qua su, quello lo smonta. Ah, che bravo, Cristian. Vabbè lì. Vai, vai. Siamo quasi. Sai cosa facciamo? Prendiamo un aiutino con pochissima, aspetta, acqua di cottura, poca. Olè. Ecco, questo è un ottimo consiglio che possiamo un attimino spiegare. Quando stiamo preparando il pesto e magari ci rendiamo conto che è troppo consistente per le lame del frullatore, basta utilizzare un goccino d'acqua. Va benissimo anche quella fredda o quella calda, non ha importanza, anzi forse è meglio ancora fredda, però giustamente Manu in questo momento ha quella a disposizione, quindi la utilizza, però se utilizzate dell'acqua fredda, poche gocce, bastano per frullare e non far ossidare il colore. Ma in questo caso comunque è prevalente il colore delle zucchine, perché è più scuro rispetto a quello del basilico, che invece si ossida molto più in fretta, e quindi ottenete così la salsa della consistenza ideale. Fatto? Papà, no, poi le lascio, amore, le usiamo per la decorazione del piatto, così sembriamo ancora più forti. Guarda qua, guarda che bel colore verde. Ovviamente io ho tenuto la parte verde delle zucchine, la bianca la utilizzeremo per delle polpette, che ne so. Buono, buono. No, adesso ti faccio vedere, sai perché? No, possiamo buttare le tagliatelle, perché io utilizzo le tagliatelle, queste ci mettono, io, no, queste qua scottano, faccio io qua. E cosa facciamo? Un 3, dai, come papà, merenda. Papà, io, però. Le vuoi buttare tutte? E buttale tutte, dai. Ah sì, increpi l'avarizia. Sì. Manu, al posto dei pinoli per il nostro pesto di zucchine, cosa possiamo usare? Delle mandorle, possiamo mettere dei pistacchi, possiamo fare... Ma anche senza, magari si mette un po' di pecorino. Guarda di qua, vai, butta anche queste qua. Comunque sì, se uno proprio non ha i pinoli, bravissimo. Ok, adesso riaccendiamo, vediamo... Questi ci mettono, diciamo, 5 minuti a lessarsi. E noi cosa facciamo? Per comodità, mettiamo il nostro pesto in questa geniale ciotolona, perché è qua che ci andremo a scolare le nostre tagliatelle. Sì, avvolgeranno in questo morbidissimo pesto. Opla. Assaggia il pesto, Cristian, dimmi se manca qualcosa. Intanto Amalia ci chiede, per la crema di crescenza potremmo utilizzare anche un altro formaggio, tipo la ricotta, che ne pensi? Ma c'è che ricotta, sì, manca l'olio, dopo lo mettiamo. Ricotta però anche lì, occhio, vabbè, però con un po' di latte, sì, prova a vedere la consistenza, deve essere, ti faccio vedere, non toccare che caldo, deve essere bella cremosina, perché lei deve stare al centro del piatto, deve accogliere le nostre tagliatelle o fettuccine, come è scritto nella ricetta. Questo non ci serve più, mettiamo io, facciamo ordine, se no... Antonella, tagliatelle fresche vanno benissimo, sì, se vuoi prepararle in casa ancora meglio, su Giallo Zafferano trovi come si realizza proprio la pasta fresca all'uovo. Questa pista, adesso che abbiamo un sacco di tempo, si potrebbe fare una bella pasta fresca, magari un mal tagliato, o l'altro giorno... Mi mandavano le foto i suoceri da Campovasso dei cavatelli con... Dai, che bello. Devo convincere Sara a prendermi una spianatoia, perché dice no, non te la prendo, perché sennò poi non si sa più dove metterla. Siccome tra planetari e piastre qui, al momento, l'altra volta avevo messo le teglie del forno sopra la televisione. Ti capisco. È tornato? Allora...
Intanto ci chiedevano se le zucchine devono essere messe a crude nel pesto. Assolutamente sì, il pesto di zucchine si fa proprio con le zucchine crude, viene benissimo uguale. Tra l'altro le zucchine sono uno di quegli ortaggi che possono essere consumate da crude senza avere nessun tipo di problema, pancia, stomaco, cose del genere. Anzi, si possono realizzare anche degli ottimi carpacci, sempre su Giallo Zafferano trovate una ricetta che ho fatto io, cioè la ricordo benissimo. No, perché alla fine la zucchina poi non so proprio esattamente la percentuale di acqua quanto è, ma è altissima, soprattutto la parte bianca è tutta acqua, quindi è inutile sbollentarla, si mette a crudo e si fa un sacco di pesto. Tra l'altro, quando trovate delle belle zucchine in stagione, io consiglio sempre di fare dei pesti, magari congelarli. Soprattutto Alma, lei che ha lavorato anni e anni, Alma è la nostra collega di cucina di Giallo Zafferano. Lei fa una marea di pesto, zucchine, pesto di basilico, poi prende e lo stipa tutto in freezer, così poi quando le serve lo può usare. Ma un'altra domanda, invece del sempre a posto del formaggio, della crescenza, possiamo usare anche il taleggio, magari facendo una bella fonduta? Ah, qua si va più scivolosone. Allora, questa ricetta, secondo me, con questo formaggio e con questi ingredienti è perfetta primavera-estate. Poi, secondo me, una situazione d'autunno potrebbe essere, sai quale? Mi metto così. Vai, vai. Una situazione d'autunno potrebbe essere pomodorini confit, pesto di... Aspetta, che cosa c'è in quel periodo là? Magari un pesto di erbette, qualcosa di autunno-inverno, e una bella fonduta, sì, di formaggio, di taleggio, quella che trovate. Qualcosa anche tipo maggiorana potrebbe starci bene. Anche maggiorana bella tosta, attenzione con la maggiorana che poi esce tantissimo. Un Eh trio sì. vincente oltre che patriota, bravissima, Rucola, ah, anche la rucola, eh sì, La però la rucola. rucola, anche lì attenzione alla rucola che è bella amarognola. Però dai, ci potrebbe star bene con la fonduta, quindi tutto Sì, beh, sommato. la vinci alla grande. Queste qua mi sa che sono già, mancano 30 secondi. Ah, siamo già pronti per l'assaggio. Io già vado ad Le assaggio. ho già spenti, ti faccio vedere. Guarda qua. Fammi Guarda che belli. togliere l'aglio, va, prima che poi. Via l'aglio, come dice mia nonna Nive, aglio. Alia. Un saluto a tutte le nonne d'Italia che noi, io non la vedo da un sacco. Quindi, ciao nonna Nive, un bacione. Io posso già scolare le tagliatelle, vediamo un po' come sono. Ma sì, quasi quasi. No, manca ancora 30 secondi. Tu cosa hai cucinato per oggi, per stasera, Gio? Per stasera non lo so ancora, non ho ancora scelto, però ho un frigo bello pieno, quindi in realtà qualcosa mi invento per stasera. Sono andato a fare la spesa, ho detto, beh, prendo un po' più di roba, però è meglio così, una volta ogni 10 giorni, così non si esce a No, caso. infatti. Tu stasera mangerai la pasta, chiaramente, o ci fai solo la merenda e stasera prepari altro? Sai che non lo so, perché no, questi qua mi sa che sono 2 etti di pasta, quindi ecco qua, ma perché fai? Mi spari il palloncino? Non lo spara nell'acqua, eh? Non lo buttare qua, è pericolosissimo, lo sai? Ma nell'acqua bollente il palloncino? Non fare il cammello. Allora, intanto facciamo un recap mano di tutti gli ingredienti velocemente anche per gli amici di Instagram. Io scolo le tagliatelle nel pesto, fai pure il recap se vuoi. Vai, vai. Allora, nel frattempo salutiamo ancora gli amici anche di Instagram e tutti quelli che ci stanno seguendo su YouTube e su Facebook. Manu sta preparando la pasta tricolore. Come si prepara? Si lessano 250 grammi di fettuccine e si condiscono con pomodorini ciliegino o pizzutello come ha trovato lui, 280 grammi, un bello spicchio d'aglio, un peperoncino fresco e fate saltare velocemente. Poi se aggiungiamo basilico, olio, sale e pepe e ci serviranno poi anche per la decorazione. Per il pesto di zucchine invece basta frullare nel boccale del mixer 450 grammi di zucchine, 70 grammi di formaggio grattugiato, 40 grammi di pinoli, se non avete pinoli potete utilizzare anche dell'altra frutta secca, non è un problema. Olio extravergine 90 grammi, 15 grammi di basilico,
e del sale. Infine, per la crema di crescenza, basta mescolare e frullare 160 g di crescenza, 30 g di latte, che potete sostituire anche con della panna, che, se preferite, e infine del sale fino. E a questo punto Mano sta per impiattare la nostra pasta. Mamma mia, la fame! Non ho scolato le tagliatelle direttamente in scolapasta, ma le ho buttate direttamente in ciotola col pesto, prima di tutto perché così sporco meno, e secondo me si portano un po' di acqua di cottura, che io magari aggiungo un pochino, poco, così faccio saltare. Vediamo se è la consistenza che ci piace, questa la prendiamo qua. Già questo potrebbe già essere una fantastica pappa, guardate che come si vede bene la zucchina, guardate. Bello, bello cremoso. Quindi cosa facciamo? Facciamo un momento fatidico, cerco di avvicinarmi. Piattone, questo ce l'avete più piccolo, benissimo, Andiamo, della crescenza, si vede Gio, sì? Sì, vai pure. Ci avviciniamo così non sbrodoliamo niente. Allora, facciamo se riesci a tirare un po' più dietro il piatto adesso, vabbè, allora nel frattempo stai versando la base, quindi la crema di Robbiò, di crescenza, sul fondo del piatto. Ottimo. Poi diamo una scrollatina. Ma io vado in giro? Vai in giro, bravo. Facciamo una roba tipo a specchio così. Poi, ragazzi, questo è da chef proprio, Ma perché dicevo che, come si dice, è anche bello da vedere, adesso ti faccio vedere, poi si prende la dose giusta. Io personalmente di pasta ne mangio forse troppa rispetto a quello che consiglierebbero i nutrizionisti, però noi siamo pastari, quindi tanto Christian fa i numeri in giro col suo palloncino. Un altro pochino di pasta aggiungiamo sopra. Poi, ovviamente adesso aggiungiamo i nostri pomodorini, la parte rossa. Guarda, proprio come se fossi al pass. Si vede, Gio? Sì. Perfetto. Guarda, ne sparo uno giù, un altro giù che dà il colore bello, un altro sopra, un altro paio qui. Guarda, che vediamo se riesco a non farla crollare. Allora, oh, che bel nido. Allora, prendo i ragazzi di Instagram, scusate, faccio questa cosa qui così vi faccio vedere che semplicità, e poi cerco adesso di prendi il computer, va. Il computer è più difficile, e poi possiamo fare così, che tengo, guarda, e faccio così, guarda. Ottimo, quindi si vede benissimo. Quanto ci abbiamo messo? 22 minuti, e abbiamo anche detto un sacco di... ci siamo raccontati anche un sacco di... ah no, mi sono dimenticato un po' di basilichino per dare giusto la parte floreale, la parte colorata. Ragazzi, quanto ci abbiamo messo? Valentina vuole quel piatto adesso. Valentina chi? A Spotti? A Spotti. Ma lei è una stalker, la conosco. No, ciao Vale. Ciao Vale. Gio, se non ci sono altre domande, io mi... Allora, è arrivata qualche domanda soltanto sul pesto. Se non hanno, per esempio, il frullatore, come possono realizzarlo in casa, Manu? Allora, secondo me... Ma il mortaio non ce l'avete? Un mortaietto? Se non avete il frullatore, potete fare magari con la forchetta, però lì è dura, O se no, al coltello, fate delle belle striscioline, poi delle belle... come si chiama? Dei coriandolini piccolissimi. E ma poi si grattugiare volendo. Anche. Vorrei prepararla stasera, ma ho lo stracchino, va bene uguale. Certo, Angela, magari allungalo, se non hai il latte, lo allunghi con un pochino di acqua di cottura e frulli, così giusto per la consistenza cremosa. Ma qua bisogna assaggiare, ragazzi, se no... Allora, facciamo così, va, prendiamo un po' di tagliatellas, un po' di... pizzutellos, guarda qua, come la bandiera italiana. Allora, arrotoliamo, va. Ah.
c'è proprio la faccia di uno che gli è piaciuta veramente. Ragazzi, ma stiamo scherzando, è buonissima. Ma Cristian l'assaggia? Lo puoi assaggiare, Cristian, che c'è il peperoncino? Arrivo! Dopo l'ultima volta il peperoncino. Licia, sì, sì, va bene così. Licia, come Kiss Me Licia. Lo vedevi Kiss Me Licia? Altro che ciuffone biondo come ce l'avevo io. Ma ti do uno scoop. Io giocavo con il figlio di Marrabbio. Sai il papà? Quando sì, 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 me lo ricordo. Hanno fatto la versione umana di Kiss Me Licia. Io giocavo, è stato lo guardavo sempre così, lo guardavo. Però non era mai arrabbiato, perché era una persona normale. Però ci sta mandando a casa, Gio, stiamo parlando troppo. Allora, noi ce ne andiamo. E io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Ringrazio il piccolo Cristian che oggi non ci è voluto stare con noi. Ci aveva cantato all'inizio un paio di canzoni. Aveva detto basta, Paganini, non concede bis e se ne chiude. Eccolo qua, Cristian. Ciao, Cristian. Ma adesso ciao, la parte. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, amici. Ciao a tutti. Ci vediamo presto. Presto. E niente, ci vediamo prossimamente sempre alle 17, YouTube, Facebook, Instagram, Giallo Zafferano. Hai un amico in me, un grande amico di Giallo Zafferano. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao.